In questi mesi sono successe molte cose strane. King Gash che raggiunge i 100.000 iscritti su YouTube. Quello non è vero, non è ancora successo, speriamo succeda. In questa puntata tratteremo la signora Chiara Ferragni. Come ben sapete, la signora Chiara Ferragni ama la pizza. Ci sono diversi posti di lei mentre mangia la pizza, di lei che è seduta sopra una pizza e di lei che è diventata una pizza. In questo episodio però risponderemo ad una semplice domanda: come fa la pizza di Chiara Ferragni ad essere infinita? E come ogni problema che va risolto, bisogna spiegare tutto con delle teorie e delle prove. Questo, adesso cancello tutto, questo qua è il disegno che ho utilizzato per provare che la terra era piatta, quindi andate a vedere se... Continuiamo. Allora, questa qui è Chiara Ferragni, una donna che ha avuto successo nel mondo della moda e nel business. In pratica lei gestisce moltissime, credo, aziende di... È una persona molto intelligente e brava, sa sfruttare le occasioni. Complimenti, Chiara. Ma oggi noi non tratteremo questo, anzi tratteremo un'altra cosa. Questa qui è la famosa pizza di Chiara Ferragni. Come ben sapete, la pizza è fatta in questo modo. Allora, ci sono delle fette qua, fette qua. Di solito una persona normale, quando si propone a mangiare una pizza, prende una fetta, quindi la pizza rimane tutta intera tranne questa fetta. Ma la signora Chiara Ferragni no. La signora Chiara Ferragni, quando prende una fetta di pizza, io non so come lei faccia, la pizza rimane intera. Questa cosa qui fa venire in mente diverse cose. O la signora Chiara Ferragni ruba la pizza dal tavolo delle persone vicino a lei, ma non credo. Oppure ruba la fetta di pizza al signor... un attimo che lo disegno. Fedez. Sì, signori. E questa qui è la risposta, secondo me. Perché non c'è ragionamento. Proviamo a pensare un attimo. La signora Chiara Ferragni va in un ristorante. Signora, buongiorno, cosa vorrebbe ordinare? Una pizza. Quindi la signora Chiara Ferragni ordina una pizza. Signor Fedez, cosa vorrebbe ordinare lei? Un'altra pizza. Quindi signora Fedez ordina un'altra pizza. Quando la pizza sta per arrivare, quindi quando i camerieri vengono e consegnano le pizze alla signora Chiara e al signor Fedez, succede una cosa molto, molto, molto strana. Io non ho ancora intercettato nessuna chiamata, non ho ancora prove video o audio visive. Ovviamente usando le mie doti e le mie esperienze, ho immaginato il dialogo che la signorina Chiara Ferragni usa per stipulare questo accordo malefico col signor Fedez. Prima di iniziare con il dialogo, la signora Chiara Ferragni utilizza una scusa molto, ma molto, ma molto intelligente. La signorina Chiara Ferragni fa ordinare per primo il signor Fedez. Quindi Fedez ordina una pizza. Sono obbligati ad ordinare la pizza. Se Fedez non ordina una pizza, capite? Il signor Fedez è obbligato ad ordinare una pizza. La signorina Chiara Ferragni è però di buon animo, quindi gli lascia la possibilità di scegliere il gusto della pizza. Fedez ordina una pizza. La signorina Chiara Ferragni quindi decide di utilizzare questa tattica, ovvero ordinare una pizza con un gusto diverso dal signor Fedez. E adesso vi spiego il motivo. Durante l'arrivo delle pizze, la signorina Chiara Ferragni, ovviamente sappiamo tutti che la signorina Chiara Ferragni ha degli occhi molto dolci, va dal signor Fedez e gli dice: Fedez, non è che mi presti una fetta di pizza, che ho fame? Signor Fedez, ovviamente, visto che è di buon animo, una persona davvero molto buona di cuore, hashtag salviamo Fedez, sotto nei commenti, vi prego, dobbiamo salvarlo. Signor Fedez non esita neanche un secondo a dare la fetta di pizza alla signorina Chiara Ferragni. Però signorina Chiara Ferragni utilizza questo metodo qui per 1. Avere una pizza gratis dal signor Fedez. 2. Far sì che le persone pensino che la sua pizza sia infinita, perché la signora non mangia quella fetta di pizza. Prende questa fetta di pizza e dal signor Fedez lo obbliga più che altro a fargli una foto. E niente, è così è spiegato il mistero della pizza infinita di Chiara Ferragni. Ovviamente, signori, più avanti, magari quando sarò più conosciuto, magari non serve che io sia più conosciuto, magari farò una visita al signor Fedez e alla signora Chiara Ferragni per chiedere se questo ragionamento qui è vero. E vi dico, signori, sono certo 100%.